In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti». «Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, giovedì 28 di luglio 2022. Il Signore ci dice: attenzione, la conoscenza dell'essere buono o l'essere cattivo avverrà nel Regno dei Cieli, come poi avvenne anche nell'altra parabola, quando disse che comunque verranno separati i capri dalle pecore. Il concetto di buono e cattivo è veramente difficile da applicare, perché molte volte noi facciamo o vediamo delle cose che teoricamente non dovrebbero apparire negativissime, però in realtà lo sono. Facciamo un esempio concreto, cosa dell'altro giorno. Oggi appunto la giornata è 28 luglio 2022, l'altro giorno un sacerdote, probabilmente in maniera anche così, senza nessun intento particolare, celebra la messa su un materassino al posto dell'altare e in mezzo al mare, cosa che per moltissime persone non sconfina nel blasfemo, per altri sconfina. Allora dov'è il giusto e l'ingiusto? Beh, ci pensa il vescovo a fare un'ammonizione e dice: attenzione, non sconfiniamo in quello che potrebbe essere, tra virgolette, un qualche cosa che metta così in dubbio il sacro. Quindi è naturale che noi, povere persone, non abbiamo nessun diritto di giudicare questa situazione, ma nello stesso tempo anche un'azione che poteva essere per i più abbastanza così, tra virgolette, carina, in realtà veramente potrebbe far pensare o potrebbe far perdere quello che è l'azione del sacro nei confronti appunto della messa stessa. Quindi ancora una volta il Signore ci dice di non giudicare, e comunque in ogni caso ricordiamoci sempre che la messa è una, è stata fatta sull'altare e rimarrà sull'altare. Poi come i sacerdoti vivono quel tipo di messa è un problema loro. Noi pensiamo al nostro modo di essere fedeli appunto alla Santa Messa. Sia lodato Gesù Cristo. Commemorazione di molti martiri che nella Tebaide in Egitto patirono durante la persecuzione degli imperatori Decio e Valeriano, quando i nemici con astuzia cercavano di escogitare per i cristiani, pur desiderosi di morire di spada per il nome di Cristo, supplizi che ne ritardassero la morte, mirando a trucidare le loro anime ancor più dei loro corpi. Ecco qui, questi sono i santi dimenticati di oggi. Poi noi sappiamo che appunto questi imperatori dei primi secoli erano piuttosto crudeli, quindi di conseguenza, come dice giustamente la narrazione, la biografia, non era tanto il godimento nel vedere queste persone morire o morire anche in maniera atroce, ma era quello di aspettarsi di vedere un rinnegamento della loro fede. Così non è successo e loro muoiono martiri. Ed è anche il nostro compito ricordare queste grandi persone in un momento come il nostro, in cui davanti alla fede ci vergogniamo un pochettino, perché dopo ci vengono a dire: siamo bigotti, siamo del Medioevo, siamo persone, non so, un po' così fuori dai tempi. E invece queste persone che sono morte per Cristo non sono morte nell'anima. Ecco, come diceva appunto Gesù nel Vangelo: attenzione, non abbiate paura di chi uccide il corpo, ma chi vi uccide l'anima. E questi l'avevano ben capito.